Ok, benvenuti in quest'altro video. Abbiamo ripreso a fare video su YouTube, sul tubo, così almeno vediamo un po' di ottenere delle risposte e di dare risposte a persone che chiedono risposte, chiedono facendo domande. Allora, questa ragazza praticamente dice la domanda fulcro è come ci si strappa l'amore dal cuore, come ti levi dal cazzo l'amore. Allora, questa persona praticamente mi chiede, tra virgolette, evidenziando in una sua finestra di razionalità. Mi chiede delle spiegazioni in merito a questo, cercando di capire come fare a lasciare completamente quella che è la sua, diciamo, il suo partner, o smettere di essere, focalizzata e pensante, ovviamente, riguardo al partner. Quindi smetti di pensare adesso. Allora, la cosa è estremamente semplice a mio avviso. Poi, chiaramente, ci siamo passati tutti, io primo, quindi proprio nella fila, nella lista, sono quello che ha sofferto di più e posso immaginare. Toglierti e sbarazzarti dell'amore di un uomo che non ti piace implica semplicemente che tu abbia capito già di fondo che questa persona non fa per te. Come fai a farlo? Semplice, super semplice. Il problema è che questa ragazza si dovrebbe rileggere quello che mi ha scritto, perché mi ha scritto una pila di cose negative, dove per esempio dice: è anche in gamba, ha il potenziale, avrebbe fatto i punti a chiunque. Cioè, una persona che vuoi lasciare non fa i punti a chiunque. Dice, non viene spronato, non fa discorsi con i suoi amici, la sua compagnia di amici è simile a lui, quindi non fa un cazzo. Sta all'università da 6 anni, alla triennale, quindi magari è super arretrato. Mi dona felicità per quello che è lui con me. Il problema è che non si campa, non si fa la spesa né con i followers né con la felicità. Scherzi a parte, e dice: per amore, mi dà, siamo solo l'uno per l'altro. Dice: nessuno di due potrebbe tradire. Siamo insieme. A me piace l'arte, a lui pure. Siamo complici sessualmente. C'è chimica, ma poi al di là dell'amore, dice: non è la persona che può starmi accanto. Ecco, quando tu dici questo, è una finestra di razionalità. Stai capendo a livello appunto razionale che quella persona non può fare per te, e meno male, perché lì stai distaccando da quelli che sono i tuoi sentimenti, ti stai separando completamente dai sentimenti, e quello ti dice: se quello invece collima con i sentimenti che provi, allora è ok, va bene. Se invece non collima con i sentimenti che provi, allora ti sta dicendo: guarda, questa persona potrebbe non essere quella giusta per te, perché sta, tra virgolette, tirando i punti, come ha detto lei. Ok, quando vorresti strapparti l'amore di dosso, devi tirare i punti, tirare le somme, no? Come si dice, devi capire quello che una persona ti può dare e quello che una persona invece non ti può dare. E se quello che ti può dare vale e specula molto di più su quello che invece non ti può dare. Ok? Per esempio, poi evidenzia altri lati negativi. Vi sto evidenziando quello che ha scritto perché è super super lungo, però questo video dovrebbe aiutare più o meno ad avere un quadro generico della situazione. Dice: io sono cresciuto da genitori che mi hanno cresciuto ad essere allegra, no? Mi hanno ideato come una ragazza, mi hanno cresciuto, mi hanno formato come una ragazza allegra, domenica con la musica, si esce, si fa quello, si fa quell'altro. Invece lui dice certe volte, lui neanche si vuole ballare in casa con me, non l'abbiamo mai fatto, non vuole mai cantare. Cioè, non è proprio un tipo simile a te, e tu pretendi alcune cose da una persona che non può darti quelle cose, perché non è assolutamente alcuna di quelle cose. Mi distrugge essere me stessa e togliermi però l'amore. Ora, essere te stessa non significa smettere di amare, significa semplicemente capire e prima di tutto amare te stessa e poi andare a indirizzarti verso un'altra persona. Ecco, questo è un altro esempio che spiega. Dice: io devo sempre organizzare tutto, quindi già un uomo che non organizza mai niente sicuramente è meno appetibile, meno attraente per una donna più femminile, femminea, che richiede attenzione. Dice: certe volte vorrei essere anch'io sorpresa. Poi qua magari ci sono chissà quanti problemi di comunicazione, ma alla fine dei conti la domanda è: come faccio a strapparmi questo amore fastidioso di dosso? Come faccio ad essere più focalizzata su me stessa e a smettere di essere fissata con questa persona? Come faccio a accettare, no, che non è la persona per me, dice questa donna. Io lo amo, in realtà è tutto, però sembra un controsenso, mi sembro una pazza. Ecco, il problema è che non sei pazza, il problema è capire se ami di più la tua vita o il tuo potenziale futuro con una persona magari migliore di questa, che quindi può darti molti più pro rispetto ai contro, o se invece sei disposta a sacrificare quella che è la tua vera essenza per
per qualcuno, quindi a sacrificare tutte quelle che sono le tue cose importanti, quelle che sono le cose vitali per te, ridurre la tua vitalità e assecondare una persona che non ha alcuna intenzione di assecondare te in altri modi. Ecco come fai a strapparti l'amore di dosso con del sano e buono egoismo e narcisismo, focalizzandoti su quelli che sono i tuoi principi e quelle che sono le tue richieste all'interno di una relazione sentimentale. Ok? Io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo sempre che al link in descrizione potete o prenotare una consulenza con me o trovate i libri su Amazon. Noi ci sentiamo al prossimo video e grazie.